Mi trovo con Antonio Emma, nuovo presidente della SD Città di Caltanissetta, una nuova realtà calcistica che si presenta alla città. Dunque, ci spieghi brevemente, Antonio, qual è il progetto di questa nuova società? Sì, dunque, diciamo che sono usciti diversi articoli su giornali o testate varie. Noi non abbiamo mai di fatto comunicato niente, di conseguenza questa è una prima uscita giusto per dare la pillola, un assaggio di quello che stiamo cercando di sviluppare. È un progetto che nasce da chiacchierate, da varie chiacchierate fra amici. Ci accomuna molto l'amore che abbiamo per la nostra città, di conseguenza, riconoscendo che in questi ultimissimi tempi, dal punto di vista calcio, Caltanissetta vive un momento un po' sofferente, quindi abbiamo pensato che gettando le basi, cercando di mettere assieme persone competenti, per bene, aperte al dialogo, magari riusciamo a fare un qualcosa di decente. Nasce quindi Città di Caltanissetta, questa associazione sportiva fatta fra amici, dove io sono il presidente, giusto perché sono il punto d'incontro fra questi amici. E giorno dopo giorno stiamo cercando di sviluppare questo progetto, ecco, appunto dalla dirigenza. Mi riferisco anche allo staff tecnico, chiaramente al nostro responsabile della comunicazione, quindi per l'occasione è chiaro che abbiamo chiamato Vincenzo Di Maria, per noi leader sul territorio da questo punto di vista. Abbiamo chiesto ad Alessandro Buonanno di unirsi a noi. Alessandro diciamo, è stato dirigente CUSN lo scorso anno, quindi abbiamo voluto premiare il suo modo di portare avanti i progetti, la sua determinazione, quindi lo abbiamo chiamato a noi. Chiaramente i promotori che siamo io e Alessia Sperrazza e ad oggi posso anche comunicare l'ingresso in società di Massimo Giuliana, diciamo conoscenza di molte persone, l'amico di tutti. E chiaramente stiamo lavorando adesso su tutto, quindi stiamo cercando giorno dopo giorno di fare accordi con sponsor o amici che ci danno il contributo, chiaramente. Si vuole ringraziare anche la CUSN nella persona del presidente, il professor Aurelio Almatore, che è stato per certi versi determinante per la buona riuscita di questa trattativa. Sì, diciamo che il professor Armatore, persona di sport, persona per bene, dopo aver preso atto del nostro progetto, della nostra volontà, non ha esitato assolutamente a lasciarci il titolo di prima categoria, la matricola, facendo un passo indietro. Quindi colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente una bella persona che è il presidente Armatore. Si parla adesso di mercato, vi occuperete della prima categoria, l'iscrizione è già stata fatta, ci saranno colpi importanti, già in città si parla di qualche nome, sicuramente la società vuole partire subito bene con buoni propositi, questo lo possiamo confermare. Sì, che in città si parla è una cosa bella, almeno si comincia a parlare di calcio, ecco. Sicuramente noi vogliamo fare un mix fra giovani di talento che hanno dimostrato di avere talento in questi anni e chiaramente veterani, esperti che possono portare oltre all'esperienza in ambito calcio, possono dare anche il loro contributo dal punto di vista umano alla causa. E quindi ci stiamo muovendo, chiaramente mi tengo per me, scusami, queste trattative, chiamiamole così, ma sicuramente a giorni approfittatene, perché attraverso la nostra pagina ufficiale Facebook o testate di giornale o altro, comunque avrete modo di vedere giorno dopo giorno, ecco, i passaggi di questa società anche in termini di mercato, ecco, definiamolo così. Ci sarà sicuramente i primi di agosto la presentazione, perché si inizierà a metà di agosto con la preparazione.
il rapporto con l'amministrazione di Caltanissetta che si è appena insediata. Noi abbiamo appuntamento con l'amministrazione fra qualche giorno, di conseguenza è chiaro che noi metteremo sul banco il nostro progetto e capiremo in che modo l'amministrazione può sostenerci, ecco, da tutti i punti di vista. Di conseguenza noi siamo aperti al dialogo. Penso che il loro interesse far sì che qualcosa a Caltanissetta, come altre cose, funzionino, quindi vi terremo aggiornati sul rapporto con l'amministrazione, sicuramente ne saprete di più nei prossimi giorni, è chiaro.